Questa iniziativa è molto importante, intanto per il livello agonistico che esprime, quindi questo è già un aspetto importante. Poi per un'altra cosa che a me sta particolarmente a cuore, cioè che stiamo parlando di uno sport che non è considerato fra gli sport maggiori, cosiddetti maggiori. Questo è un impegno su cui il CUS lavora da tempo, valorizzare cioè degli sport che non sono quelli più famosi. Lo ha fatto con l'Ultimate Frisbee, con il parkour, eccetera. Certo. E quindi l'hockey rientra esattamente dentro questa dimensione. Una delle finalità, diciamo, la mission tipica del CUS è proprio quella di, diciamo, valorizzare tutti gli sport. Thank you.
per il centro universitario sportivo, cosa ci puoi dire per il futuro? Ma intanto questi impianti sono utili alla pratica dello sport e non soltanto a queste manifestazioni finali, quindi che si sappia che qui ci sono tre campi che tutti i giorni dalle 14 del pomeriggio fino a mezzanotte sono pieni di giovani studenti universitari che fanno attività. Sono impianti che sono all'altezza di una situazione più che ottimale. Abbiamo rifatto un campo in sintetico, abbiamo un campo centrale in erba che è quasi come quello dello stadio Dall'Ara. Cosa ci dice dell'hockey? Ma intanto grazie a voi dell'invito. Devo dire che il CUS Bologna fa sempre delle straordinarie manifestazioni che sono sempre riuscitissime, quindi il legame che lega il centro universitario sportivo alla città di Bologna, al quartiere San Vitale, dove ci sono molti vostri impianti e fate molte attività, è un legame solido, forte, che va avanti da tanti anni. Più riusciamo ad avere un legame forte tra il comune di Bologna e l'università di Bologna, e lo sport può essere un collante, perché la storia ci dimostra che lo sport è sempre un collante per legare anziché dividere. Certo. E questa di oggi è una giornata che mi fa ben sperare da questo punto Benissimo. Di vista. Quindi grazie ancora.